tempo, geometra Cuffari, qual è la motivazione che l'ha spinta a questo salto, diciamo? La motivazione che mi ha spinto a questo salto è che da un paio di anni, insieme a tutti i ragazzi che compongono il mio gruppo, ci siamo iniziati a interessare della vita politica ed amministrativa della nostra comunità, dove ci siamo resi subito conto che molte cose non vanno, cose che nei comuni limitrofi sono ordinaria quotidianità, da noi diventano degli scogli insormontabili. Pertanto, insieme ai ragazzi e più esperti che mi affiancano in questo meraviglioso viaggio, cercheremo di risollevare le sorti della nostra amata comunità. I primi atti amministrativi che faremo sono volti a ripristinare la normalità nel nostro comune, che purtroppo ad oggi non vediamo neanche nelle cose quotidiane. Come dicevo poc'anzi, i piccoli gesti che in altri comuni sono l'ordinarietà, da noi diventano quasi degli scogli insormontabili. Pertanto, la prima fase sarà dedicata alla riorganizzazione degli uffici e della macchina amministrativa, a ripristinare le condizioni di normalità delle infrastrutture, delle strade, dell'acquedotto comunale con l'erogazione di acqua a giorni continui. Dopodiché passeremo alla fase progettuale, che vedrà il nostro massimo interesse sul piano regolatore generale, dove abbiamo intenzione di approvare il nuovo PUG, Piano Urbanistico di Governo, grazie anche alla nuova riforma urbanistica in Sicilia. Il piano spiaggia e il potenziamento di alcune infrastrutture della nostra frazione marina, come il lungomare Cristoforo Colombo, perché per una località turistica la frazione marina è tutto e puntiamo molto su Caronia Marina, sul suo sviluppo, per fare venire sempre più turisti da noi. L'incentivo ai giovani che non dovrebbero lasciare appunto la nostra zona. Purtroppo questo è un problema assai complesso perché lo spopolamento dei piccoli centri, specie quelli del meridione e specie quelli della nostra provincia, è un fenomeno che colpisce, ahimè, tutti i comuni. L'obiettivo della nostra amministrazione, qualora fossimo eletti, che è formata soprattutto da ragazzi giovani, ma comunque mi permetto di dire dal giusto mix di giovane età e di esperienza, gente che ha avuto ruoli nelle passate amministrazioni, sarebbe quello immediatamente, uno dei nostri obiettivi sarebbe quello per l'appunto di focalizzarci sul centro storico, con un recupero del centro storico. Molte iniziative che hanno fatto in altri comuni prevedevano, qualora i giovani acquistano e ristrutturano una casa nel centro storico, potrebbero avere i tributi locali quali l'IMU abbattuti o comunque ridotti, e tante altre piccole iniziative che potrebbero portare un po' di occupazione e ripopolamento del nostro borgo, anche tenendo in considerazione che non sarà molto facile. Mi sono sempre interessata della cosa pubblica, mi sono interessata sempre della politica. Che cosa mi ha spinto a scendere in campo, tra virgolette? Mi hanno spinto tanti cittadini, giovani e meno giovani, che hanno visto in me una figura, di rottura, in effetti, e che hanno visto la possibilità di poter rappresentare, quella figura che possa comunque mettere d'accordo varie anime del paese. E quindi, alla luce, diciamo, di questi attestati di stima, ho deciso di costituire il gruppo, del quale vado molto orgogliosa, effettivamente eterogeneo, perché ci sono all'interno diverse professionalità, ci sono diversi ragazzi, ci sono persone più adulte, persone più giovani, persone meno giovani. Tutte con l'obiettivo di fare qualcosa per Caronia, per farla uscire dall'impasse nel quale si trova da tanto tempo. Ma qualche elemento del vostro programma che possa essere veramente, come diceva lei, un elemento di rottura e di novità? Ma io penso che l'elemento di rottura e di novità è rappresentato dal fatto che prima di tutto ci vogliamo occupare di quella che è l'ordinaria amministrazione. Ci vogliamo occupare del paese, della pulizia del paese, del decoro del paese. Abbiamo pensato di fare delle manifestazioni tipo il balcone fiorito, quindi coinvolgere i cittadini in questa sfida, in questa rinascita, rifioritura di Caronia. Infatti, quello che ritengo, sia fondamentale e importante per poter fare veramente qualcosa per Caronia è fare comprendere alla cittadinanza che il comune non è cosa solo del sindaco, dei consiglieri, degli assessori e degli impiegati comunali, ma il comune è cosa di tutti, il comune è cosa di tutti i cittadini. I cittadini si devono sentire coinvolti in prima persona. E a questo proposito ho deciso di dedicare un giorno del mese, la prima domenica di ogni mese, a loro,
per poter ascoltare le loro proposte, per poter ascoltare le loro idee, i loro progetti, per dire: Sindaco, noi ti vogliamo indicare questa strada perché riteniamo che il problema o riteniamo che quello che ci serve in questo paese è questo. Io voglio fare qualcosa per i ragazzi, voglio fare qualcosa per i giovani perché vorrei che loro rimanessero a Caronia in questo posto meraviglioso nel quale io stessa ho deciso di rimanere e di vivere. 5 anni fa c'eravamo 4 liste, sono arrivato terzo a pochi voti dal secondo e dal primo, però devo dire che i cittadini mi hanno premiato perché tra i 4 candidati a sindaco sono stato l'unico che ha preso molti più voti rispetto alla lista di supporto. Questo mi ha portato, oltre all'amore che ho verso la politica, a ricandidarmi perché ritengo di avere un obbligo morale verso i cittadini che mi hanno dato fiducia. Vorrei rassicurare i cittadini che garantirò i servizi essenziali che da tanto tempo non vengono garantiti a Caronia. Il mio programma è molto semplice e l'ho diviso in 2 parti. Una parte che appunto parla di questi servizi che dipendono solamente dalla buona amministrazione. Io ritengo da amministrare come il buon padre di famiglia, ad esempio lo scuolabus, il paese che non viene curato il verde pubblico, un paese sporco, l'acqua che non funziona. Poi naturalmente abbiamo un libro dei sogni, ma bisogna sognare per realizzare anche le cose importanti. Un mio pallino e un mio sogno è la realizzazione del porto turistico a Marina di Caronia e credo che noi possiamo realizzarlo e abbiamo 2 assi da giocarci per poterlo realizzare. Un asso è l'esiguità dell'impegno economico per la sua realizzazione. Infatti, per la conformazione del territorio, la realizzazione del porto turistico, non ha bisogno di grossi interventi. Un secondo asso da giocarci è che con la realizzazione del porto turistico a Puntalena, quindi allungando il braccio di Puntalena, automaticamente noi metteremmo in sicurezza dall'erosione l'abitato di Marina di Caronia e abbiamo dei monti molto belli. All'interno di questi boschi c'è un castello dei primi del Novecento, il castello dell'Impallaccionata, che purtroppo è stato abbandonato. Io ritengo che deve essere recuperato, deve essere dato ai caronesi e deve essere il punto di partenza per uno sviluppo turistico di Caronia.